durata qualche minuto solamente, si è concluso l'incontro fra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e i sindaci dell'agro vesuviano, fatemi usare questo termine che non ho mai usato, agro nocerino più agro vesuviano. I sindaci hanno esposto al Presidente della Regione i loro problemi. Abbiamo notato pragmatismo da parte del Presidente, ma voglia di fare e di darsi da fare da parte dei sindaci delle nostre terre. Stiamo cercando di recuperare, come potete vedere, decenni di ignavia, di disamministrazione. E siamo qui per cercare innanzitutto di sbloccare il grande progetto del fiume Sarno, che abbiamo 200 milioni di euro non utilizzati. Dovremmo fare una conferenza dei servizi per decidere che cosa fare alla foce, perché il progetto definitivo approvato prevede una doppia foce all'altezza di Torre Annunziata. C'è una diversa valutazione fra i due comuni, Torre Annunziata e Castellammare, però dobbiamo prendere una decisione, perché se non partiamo mai non concludiamo mai questo grande progetto. La cosa importante è che stiamo lavorando sulle reti fognarie, abbiamo completato la rete fognaria all'altezza di Sant'Antonio Abate, completiamo a marzo la rete che viene da Pompei a Scafati, partono a marzo i lavori per completare la rete fognaria di Scafati, quindi diciamo che in un anno noi puntiamo a completare il rifacimento di tutte le reti fognarie e quindi il collettamento con il depuratore di Scafati. Siamo qui perché ho voluto verificare sul posto la situazione che abbiamo. Abbiamo diviso in 7 lotti il grande progetto Fiume Sarno, se no non partiva mai la bonifica, e ad uno cominciamo ad appaltare questi pezzi del progetto di bonifica. Ci vorranno i tempi che ci vorranno sulla base delle norme di legge. Abbiamo fatto un primo cronoprogramma per quanto riguarda il primo lotto. Il primo lotto sarebbe Foce, Torre Annunziata, Scafati. Abbiamo un progetto definitivo. Bisogna che ognuno faccia il proprio dovere. Intanto bisogna dire ai cittadini di non sversare rifiuti per terra a capoccia dove capita, tanto per essere chiari, e neanche nei canali. Poi bisogna dire ai comuni che devono fare il loro dovere, perché le manutenzioni ordinarie le devono fare i comuni, non il Padre Eterno. Poi abbiamo una struttura della Protezione Civile regionale che è una struttura di assoluta eccellenza, con la quale abbiamo fatto fronte a 900 incendi quest'estate. E oggi siamo qui in rappresentanza della nostra comunità, ma anche per i comuni che non sono presenti dell'area avellinese, e approfittiamo dell'occasione per sottoporre al governatore la stipula del contratto di fiume che è stata siglata da noi, che ricordiamolo siamo il comune capofila di questo intervento, e speriamo possa essere valutata la possibilità di investire sul contratto di fiume come forma, diciamo, di sviluppo e di riqualificazione dei corsi d'acqua che interessano il fiume Sarno. Siamo qui per chiedere dei punti precisi, nell'immediato, quelle che si può realizzare immediatamente. Noi pensiamo che il dragaggio del fiume sia una cosa imprescindibile per riuscire comunque a risanare un poco quello che è il nostro bacino del Sarno. Su questo diciamo che alla fine il Presidente dovrebbe attenzionare anche gli sversamenti illegali. Questa sarebbe la prima cosa da fare, una cosa semplice, quindi dragaggio del fiume, attenzionare gli scarichi abusivi, sì, ci si può arrivare, penso. Poi chiediamo inoltre di dare propulsione dove già sono iniziate, ma soprattutto di far iniziare dove mancano le reti fognarie. La rete fognaria è una cosa imprescindibile, non è pensabile che ci siano dei paesi in cui la rete fognaria esiste. Rete fognaria ad oggi, al 2017, siamo quasi al 2018, quindi mancano rete fognaria e i collettori, che i collettori vengano comunque costruiti e inviati poi alla depurazione. Per ridurre questo fenomeno, perché evitarlo non so se è possibile, ma ridurlo, c'è la necessità di fare attività di manutenzione in montagna che i comuni da solo non potranno mai fare. Questo noi lo abbiamo detto, ma l'abbiamo scritto, questo è. Ed è una cosa che deve fare un ente che non può essere il singolo comune. Questa è la richiesta. Noi non chiediamo i finanziamenti, perché altrimenti si crea l'equivoco che i comuni vogliono i soldi. Noi non vogliamo i soldi, vogliamo risolvere il problema.